Versace segue Lotito. Giusy Versace. È arrivato il capogruppo alla Camera, il presidente della Camera Roberto Speranza, che salutiamo e ringraziamo per la presenza. Giusy Versace, prego. E intanto io voglio ringraziare quelli che si sono iscritti, che non sono potuti intervenire. Sono appunto più di 30 contributi che sarebbero stati molto qualificati. Chi ha testi scritti, sia da consegnare alla Presidenza, sia da farci avere via mail, alla mail da cui vi è arrivato l'invito dell'iniziativa, preghiamo davvero di farceli avere, perché vorremmo avere una documentazione completa dei lavori, in particolare per chi non è riuscito a intervenire. Prego Giusy. Salve. Seguire un ministro per me è un grande onore. Allora, intanto mi presento, io sono Versace Giusy e sono la segretaria di un circolo del PD di un paese della provincia di Reggio Calabria, Bagnara Calabra. Allora, prima di tutto ringrazio l'onorevole Cupero per aver dato la possibilità a me e a tanti altri di poter esprimere la nostra opinione. Io dico che sono una militante e sono anche un'elettrice del PD. Dico anche perché oggi gli elettori hanno prevalicato sui militanti ed è storia di queste primarie aperte, queste assurde primarie aperte secondo me, in cui noi nei circoli abbiamo dovuto assistere all'umiliazione di vedere un elettorato di destra che ha votato per il nostro segretario, bisogna dirlo. Però noi amiamo questo partito e andiamo avanti. Io lavoro in un paese in cui tempo fa il Partito Democratico era solo un comitato elettorale, ma è inutile dire le solite cose che a noi sono tutte note. Andiamo avanti. Io dico questo, che io vorrei porre due domande un po' provocatrici, e sono una che me la rivolgo ai teologi, ai dirigenti del partito e non solo ai politici. Ma vi siete mai guardati allo specchio quando parlate? Cioè, vi siete resi conto che non trasmettete nulla a volte? Ecco perché i comici e altri hanno un peso nella politica. E questa è la domanda. La mia domanda è provocatrice perché? Perché me la pongo io sempre, costantemente. Io perché mi domando chi sono, cosa siamo e cosa diventeremo. Io ahimè non ho vissuto né il comunismo né la Democrazia Cristiana, ma siamo l'incarnazione dell'ideal socialdemocratico. E io non mi vergogno a dire una parola che non mi ha insegnato nessuno, ma che la dico con orgoglio, che l'abbiamo ripetuta anche tante volte oggi, che è compagni, che è una parola d'amore, una parola bella, è una parola di rispetto principalmente. Io non mi vergogno a portare la mia giacchetta rossa di partito, che però non intendo pagare per colpe che non ho commesso e non intendo lavare le macchie di altri. Io, onorevole Cupero, io faccio politica con la sola forza della passione. Io credo nel partito, io vorrei cambiare la vita di tutti. La vita anche di chi mi sta accanto, di chi è un mio nemico, è un mio avversario. Io vorrei, anzi voglio, parliamo al presente, un partito non privato che cambia a seconda del datore di lavoro, che non sia fatto più di prime donne, di attaccanti. Io voglio un partito che non abbia paura di essere ciò che è, nel rispetto e nel confronto con tutti, che con determinazione riesce a fare il proprio lavoro senza dire però sempre a tutti sì, perché noi possiamo dire a tutti quanti sì, questo sia ben chiaro. E per far ciò non servono trattati economici, location, slide, tweet, serve soltanto una cosa: l'amore, il cuore e la voglia di vivere insieme, tutti a costruire, perché noi non vogliamo seguaci, noi vogliamo un popolo, sia ben chiaro. Un'ultima cosa, da donna e da mamma dico questo, che la parità non è un numero, la parità è un valore, è il valore della vita, che è l'essenza stessa. Grazie. Grazie a te Giusy.